Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale con un nuovo video. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche riguardanti i miei video, di lasciare un bel like a questo video e anche un bel commento. Oggi purtroppo non riuscirò a salutare delle persone e delle ragazze perché sono qua con un video un po' diverso dal solito. Non interagirò direttamente con voi, ma sarò al di fuori del video a raccontarmi la mia routine. Infatti, oggi proprio vi porto la mia morning routine del sabato mattina. Come vedete, mi sono alzata verso le 8 e ho fatto il mio letto come tutte le mattine. Successivamente, dopo essere scesa appunto al primo piano, sono andata a fare colazione. Questa volta però vi lascio di sottofondo una bella musichetta per farvi compagnia.
volte se le canzoni non sono al massimo, ma appunto vorrei aggiungervi le mie, ma dopo YouTube me lo segnala il video e quindi purtroppo, come ho fatto nel video precedente, non posso più e devo scegliere insomma le canzoni che mi propongono. Però magari per la prossima volta cerco di vedere se riesco a metterne qualcun'altra. Comunque, se voi sapete qualche canzone che non segnala YouTube, ditemela pure, che così ve l'aggiungo. Ciao ragazzi, finalmente vi posso parlare 5 minuti, un attimo di pausa, che sono al computer che sto cercando delle ricette. Ho fatto questo video proprio in un'impostazione diversa, quindi non interagisco direttamente con voi, ma poi comunque vi aggiorno e vi scrivo tutto nell'info box, quindi insomma poi andatela a vedere e ci Dopo aggiorniamo lì, mi essermi fate lavata i sapere un po' cosa ne denti, sono andata in pensate camera a e cosa prendere i libri che preferite. dovevo Un bacio, studiare e mi sono messa sul buona letto perché mia mamma giornata. doveva fare i mestieri. Successivamente ho chiuso il mio libro, sono andata a prendere la merenda dei cracker e insomma mi sono messa a mangiarla verso le 10:30, che è l'orario in cui faccio tutti i spuntini weekend. Successivamente mi sono messa a guardare sul sito di Marco Bianchi delle ricette per la colazione. Dopo aver finito di guardare la mia colazione, perché davvero non ne avevo più e dovevo assolutamente scegliere qualcosa da mangiare, mi sono messa sul divano, visto che era quasi ora di pranzo, a scegliere un.